appuntiti, post-it di calcio, chiaramente, ma post-it o appunti, fate voi. Per me è la stessa cosa. Innanzitutto ben connessi da Roberto De Angelis, come state? Spero bene. E allora, abbiamo ascoltato istanti fa, Stefano Tini col suo Tini Fattana, stavolta a Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso mi riporta agli allenatori e il post coppe è sotto gli occhi di tutti. Focalizzo l'attenzione sugli allenatori. Cominciamo da Andrea Pirlo, che forse all'inizio della partita di Coppa dei Campioni della sua Juventus aveva capito molto poco di questa partita. Questa è una mia sensazione, non me ne vogliono gli juventini, però è stato astuto, è stato furbo e nel corso della partita ha portato dei correttivi, delle sostituzioni che gli hanno dato ragione, magari al 93esimo, al 94esimo, però la Juve l'ha vinto, alla fine ha vinto 2-1, e questo Andrea Pirlo. Poi l'Atalanta, ragazzi, non è più la miracolosa Atalanta di uno o due anni fa, però è un'Atalanta che esiste, è concreta. L'artigiano Gasperini ha forgiato questa squadra in una maniera encomiabile, recupera giocatori, si gioca veramente bene e soprattutto guardare l'Atalanta, anche se non si è tifosi della squadra di Bergamo, si diverte uno a vedere la partita. Liverpool 0, Atalanta 2. Bravo Gasperini, complimenti. L'artigiano Gasperini ha vinto e convinto. Attenzione. Andiamo a un altro artigiano che stavolta è Stefano Pioli. Stefano Pioli, orfano di Ibrahimovic. Qualcuno mi ha detto, vabbè, ha 38 anni, ma a 38 anni sapete che è la guida spirituale di questo Milan. A 38 anni in campo non corre più comando come quando ne aveva 25. Questo è fuori discussione, ma è l'allenatore in campo, stabilisce le zone dove devono stare i suoi compagni di squadra. È riuscito ad inculcare loro insieme a Stefano Pioli un'idea di collettività molto buona, molto valida. Io mi sarei aspettato una sconfitta pure di misura del Milan senza il suo faro Ibrahimovic. Invece che cosa vedo? Vedo una squadra che del collettivo stesso fa l'arma principale, magari non ha giocato in una maniera eccelsa, ma è riuscita a strappare un 1-1 in un terreno molto molto difficile. Quindi complimenti al secondo artigiano, che è Stefano Pioli. Il terzo è Gennaro Gattuso. Prima Stefano Tini, direttore di Stappa Radio, ha mosso delle critiche molto ben avvedute, molto ben a ragione. Però Gennaro Gattuso, sapete com'è, istintivo, focoso, prova, sperimenta. Forse deve smetterla di sperimentare e di stabilire uno schema sicuro, definito, definitivo per il Napoli, se vuole competere sia per la Coppa dei Campioni sia per il tentativo di conquista dello scudetto italiano. Però un Gennaro Gattuso che subito dopo la defaianza con il Milan a Napoli, al San Paolo, che poi si chiamerà Diego Armando Maradona, dopo la scomparsa prematura di questo campione mondiale del calcio, secondo me Gennaro Gattuso ha già trovato quelli che saranno gli accorgimenti per il prossimo Napoli, e mi dispiace dirlo, purtroppo spero che non li indovini, che non sia sicuro di indovinare quegli accorgimenti, perché domenica sera prossima ci sarà Napoli-Roma e a me dispiacerebbe tantissimo che magari il Napoli avesse la conferma della sua vittoria proprio contro la mia Roma, ma questo è un altro discorso. Complimenti quindi al terzo artigiano, che è Gennaro Gattuso. Il quarto ci riguarda più da vicino, perché vi parlo naturalmente di mister Fonseca della Roma, che da bravo artigiano, anche criticato a volte troppo anche da me stesso, per carità, per il suo non gioco, per il suo non capirci quasi nulla, stavolta zitto zitto, affari spenti, sta forgiando due Rome. Dici due Rome, certo, perché quando tu hai infortunati, quando hai defezioni per il Covid, devi schierare in campo una formazione, parliamoci chiaro, di recupero, una formazione rimaneggiata, e molti allenatori blasonati quando hanno le formazioni rimaneggiate poi non riescono a imprimere il loro gioco. Fonseca invece, chi gioca gioca, il suo gioco è quello, magari non piacerà, non sarà esaltante, ma la Roma continua a vincere, la Roma continua a convincere, ed eccolo lì che nel girone di Coppa UEFA è in testa al suo girone. Poi
domenica prossima ci sarà Napoli-Roma, vedremo un po' come andrà a finire, però per il momento complimenti e congratulazioni a Mister Fonseca che da bravo quarto artigiano fa di necessità virtù, spiega ai suoi giocatori dove devono stare in campo e che quale lavoro devono svolgere e poi ciliegina sulla torta c'è un'anomalia grandissima della Roma, Cristante difensore centrale non si può vedere assolutamente, non ha il passo del difensore, non ha lo stacco di testa del difensore, però si sta arrangiando e con tanta abnegazione segue Fonseca. Quindi finché la squadra segue Fonseca, ben venga Fonseca con i riflettori spenti che non va alla ribalta delle luci e alla ribalta delle telecamere e continua sempre piano piano a progredire a piccoli passi. Complimenti al quarto artigiano. Dove sta invece la situazione negativa? Sta con un professore del calcio, con un filosofo del calcio, che a suo dire, ma a dire anche degli esperti, dei sedicenti esperti di calcio, è uno degli allenatori a livello mondiale tra i migliori, e parlo di Antonio Conte. L'Inter è stata l'unica squadra che ha meritato la sconfitta a Milano 0-2 con il Real Madrid, ma soprattutto sul campo non c'è stata. Allora i giocatori ci sono. Zhang, presidente dell'Inter, ha comprato questo e l'altro mondo. Ha accontentato Antonio Conte in tutto e per tutto. E adesso Antonio Conte sembrerebbe che voglia altri 3-4 giocatori e vorrebbe scaricare quei giocatori che secondo lui non lo seguono più. Strano a dirsi, ma il migliore in questa disfatta interna contro il Real Madrid è stato proprio Eriksen, che l'allenatore salentino non vuole. Tutto questo per dirvi che i grandi allenatori nascono e si forgiano chiaramente gradino per gradino. Quando si hanno giocatori fantastellari non ci sono problemi. Quando devi risolvere invece tali difficoltà, allora lì nasce la bravura dell'allenatore, no? Allora Conte sarà il più bravo di tutti, sarà il più bravo del mondo, il più bravo d'Europa, però toppa clamorosamente in Europa stessa, in Europa medesima. L'Inter non è riuscita a convincere e soprattutto a vincere una partita del girone dei sedicesimi della Coppa dei Campioni. E allora che dire? Caro Conte, che sei salito sulla teoria magnifica del gioco del calcio e ti si addice questo titolo, attenzione perché tu di calcio, caro Antonio Conte, ci capisci tantissimo. Però ogni tanto scendi dalla tua cattedra e vedi le risorse umane che hai, come le puoi utilizzare al meglio e non vedere Perisic che fa all'esterno largo di centrocampo quando non ha la sinistra, notare poi che ne so che al centrocampo cambi ruoli ai giocatori a tua immagine e piacimento. Poi nella nazionale, per esempio, Barella sta esplodendo molto bene, nell'Inter si inceppa, ma come mai? E soprattutto non piacciono le minestre riscaldate. Hai preteso oltre ogni confine, oltre ogni limite, Vidal, ma Vidal ormai ha dei limiti, oltre che caratteriali sul campo, fuori campo non ci interessa, chiaramente sul campo, ha dei limiti tecnici, tattici, agonistici, perché sono passati gli anni, non è più quello che ti fa le scorribande di una volta. E duole dirlo, ma far giocare Vidal titolare e mandare Nainggolan in panchina o in tribuna, l'attuale Nainggolan, anche se non può essere più giovane come una volta, lascia molto perplessi e molto esterrefatti. Le cose sono due: o Conte è convinto del suo credo e va fino in fondo, oppure sta facendo di tutto affinché l'Inter si possa stancare di lui. Allora, onore e merito ai quattro artigiani, Fonseca, chiedo scusa, Fonseca, Pioli, stavo dicendo Parolo, ma Parolo ancora è un giocatore della SS Lazio, non è un allenatore, quindi onore a Fonseca, onore a Pioli, attenzione, onore a Gasperini, perché secondo me merita il gradino più alto del podio, avendo battuto a Liverpool lo stesso per 2-0, quindi Fonseca, Pioli, Gasperini. E che dire poi, in ultimo ci metto anche Simone Inzaghi, un flash chiaramente, essendo della SS Lazio, non sto scherzando. Anche Simone Inzaghi fa di necessità virtù e dimostra che la Lazio è protagonista. Guarda caso, gli allenatori più occulti, gli allenatori meno blasonati sanno fare gli allenatori. Quelli tanto decantati annaspano, vanno in crisi, dicono che i giocatori non li seguono e ammontano tante scuse. Allora, tante scuse non servono più. Per
Serve da capire qual è la bravura degli allenatori. E la bravura degli allenatori, quando va tutto bene, è troppo facile. Quando non va bene, devono dimostrare il loro valore. Ma gli artigiani allenatori lo dimostrano. I tanto decantati filosofi del calcio no. E allora staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro. Per quanto ci riguarda è tutto, appunti, post-it di calcio vi dà appuntamento al prossimo giro, naturalmente, non è una rubrica ciclica, ma appare ogni tanto quando si avverte la necessità, o almeno quando l'avverto io, Roberto De Angelis. Un grazie a tutti, ci risentiamo al prossimo appuntamento e come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, chiaramente. Mi raccomando, ciao a tutti!